Ma salve, buon godo, dei estivo incredibile in un agosto assurdo, dei ragazzi, buon godo, dei bentornati incredibile in un nuovo episodio delle quattro chiacchiere di godo con la intro classica del canale incredibile perché il mio piede finalmente è guarito, wow! Questo è un pochino un episodio extra delle quattro chiacchiere di godo che aprirà il nuovo arco narrativo incredibile che dovrebbe aprirsi incredibile secondo il mio calendario giusto ad agosto incredibile. E questo arco narrativo incredibile avrà un sacco di video che avevo già pianificato da qualche tempo, quindi video anche molto spicy, cose che non vi aspettereste mai. Ritorneranno incredibile, ovviamente tornerà l'anti-show. Ho in mente di fare finalmente il secondo episodio di Sapore di Godo, e di questo ne parleremo incredibile anche in futuro. Gameplay incredibile, ragazzi, tutto incredibile. Giustamente mi starete chiedendo, ma come mai tratti questo tema strano, questo Megan incredibile come episodio delle quattro chiacchiere di Godo? Semplice, ragazzi, perché come vi ho promesso, ad agosto al 99,9% dovrei riuscire a registrare il quattro chiacchiere di Godo dedicato a Pop Playtime usando quel libretto magico che non so se si vedrà mai lì, il notebook rarissimo di Pop Playtime, dove ci sono un sacco di chicche di lore, quindi parleremo sicuramente di Pop Playtime. E allora ho detto, dato che recentemente mi sono visto proprio questo film chiamato Megan, userò questo film qui che sinceramente mi ha divertito per agganciarmi a un tema molto spicy di cui tratteremo proprio nell'episodio di Poppy Playtime. In questo video pazzesco parleremo di questo film Megan, che appunto nella sua semplicità, perché parliamoci chiaro, non è Oppenheimer incredibile, però mi è riuscito a far divertire più che altro perché mi ha ridato delle vibes di un genere horror che, al quale ero legato soprattutto quando ero ragazzino. E questa cosa della tematica horror sarà una cosa di cui parlerò in questo video incredibile, che poi, ripeto, si collegherà al video di Poppy Playtime, perché parleremo di un'evoluzione di genere che passa attraverso il film, finisce nel videogioco e potrebbe sfociare in un nuovo, se vogliamo, genere che unisce un po' del gioco horror incredibile, dei film horror incredibili, in alcuni film che infatti dovranno uscire nei prossimi anni. E per spiegarvi tutto questo, useremo questo film Megan, pazzesco e assurdo. E c'è una chicca incredibile. Finalmente avete visto che grazie a quel cavallo del Godo incredibile, è tornato il Godo in questo ufficio incredibile, anche nei confronti di loro non sono più depressi. Questo è finalmente il primo episodio delle quattro chiacchiere di Godo con Sus e Schetro, che sono già lì, pronti a chiacchierare incredibile. Quindi, ragazzi, un episodio di ritorno delle quattro chiacchiere di Godo in vecchio stile. Ve lo dico subito, non ci sono i costumini, perché me li sto preparando per il video di Poppy Playtime. E state tranquilli che lì ci saranno dei costumini per Sus e Schetro, che mamma mia! Quindi, ragazzi, sigla e si parte incredibile. Eccoci qua con la nostra scrivania pazzesca e assurda per parlare di Megan incredibile. Voi non avete idea di quanto Sus e Schedro siano carichi per tornare a parlare di un argomento che un pochino gli attira. Ho paura per dove vorranno puntare, ma speriamo si comportino bene. Incredibile, mi stanno facendo dei segni brutti per cercare di parlare di meno io e far parlare di più loro, ragazzi. Pensate come mi sono ridotto. Comunque, ragazzi, che cos'è Megan? Megan è un film horror del 2022 diretto da Gerald Johnston. La trama è una bambola dotata di intelligenza artificiale incredibile che sviluppa consapevolezza di sé, quindi argomento anche abbastanza attuale, oserei dire, e diventa ostile verso chiunque si metta tra lei e la sua compagna umana. Nello specifico, questo compagno umano è una bambina che perderà il genitore e si legherà molto a Megan. Il film è incassato, ragazzi, pensate, 181 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 12 milioni di dollari, ragazzi. Mi dicono dalla regia che questo film è andato bene, incredibile. E infatti, non so in quanti di voi lo sanno, ma ci sarà sia Megan 2.0 che dovrebbe uscire il 27 giugno 2025, almeno questa è la data che ho trovato provvisoria. E se non bastasse, il seguito di Megan, ragazzi, a gennaio 2026, prodotto da Atomic Monster e Blue Mouse, ragazzi, uscirà uno spin-off che si dovrebbe chiamare Soulmate, ma con l'otto nel titolo, incredibile. E il film viene descritto come un thriller erotico, attenzione, in stile anni 90, con una svolta tecnologica sus. E a quanto pare, secondo le parole anche del regista, vogliono cercare di aprire una specie di universe dedicato a Megan. E questa cosa può farmi solo che piacere, perché il film sinceramente è molto molto carino. Una cosa che voglio dire subito nell'introduzione incredibile è che Megan, quindi questa bambola che hanno costruito, questa specie di animatronic, se vogliamo, non è una sola, pensate, ne hanno costruite circa 4-5 da quello che ho trovato. Quella che è considerata la più carina
carina, l'hanno usata per i primi piani e per i dialoghi principali del film. Poi ne hanno fatta una che poteva muoversi e l'hanno usata per le parti in movimento. Per altre parti c'hanno proprio ragazze che hanno interpretato la parte di Megan, ovviamente con la maschera, e in digitale gli hanno messo la faccia di Megan. Questo per farvi capire, ragazzi, quante Megan incredibili ci sono in questo film pazzesco. Ma voi vi starete chiedendo quale trama pazzesca e assurda avrà Megan. Bene, ragazzi, volete l'introduzione a questo film incredibile? Linea a Suso e Scheletro per l'inizio della trama incredibile, sperando si comportino bene. E con questi orrori incredibili provenienti dal Godoverse palesemente, il vostro Suso è tornato, io più carico che mai, e con il vostro Suso c'è sempre sua maestà incredibile. E il nostro scheletro incredibile è tornato a farsi filmare incredibile. E come ha detto il cameraman incredibile, adesso ci è tornato un po' di godo grazie a quel cavallo Sus, vero Sus? Eh sì, infatti, dobbiamo recuperare un sacco di cose, sconfiggere i nemici, riavere la mia cintura incredibile e fare tante altre cose incredibili. Ma oggi parleremo di questi schifi, nello specifico della trama iniziale di Megan. Incredibile, non Megan Fox, volevi Megan la robottina simpatica. Ecco, vada sua maestà, inizi lei, incredibile. Incredibile, iniziamo la trama incredibile, che poi il camera non si arrabbia. Allora, abbiamo messo questa immagine incredibile perché serve per spiegarvi la trama iniziale incredibile, perché la trama di questo film inizia con una pubblicità di queste creature orribili che assomigliano a furbi, quindi anche loro vengono dal Godoverse, cose interessanti, che si chiamano i Perpetual Pets. Che ne pensi, Sus? Mamma mia, che nome del cavolo. Però, a parte quello, a quanto pare nella pubblicità dicono che sono bambole brutte e pelose, ma i bambini ci vanno pazzi di queste cose incredibili. Sono i migliori amici dei bambini. Io vi farei una domanda, perché se metti un bambino a dormire con sto coso, avrà gli incubi tutta la notte. Magnaggia, magnaggia. Come fate a dormire voi con queste cose inquietanti? Cioè, sono da prendere e lanciare lontano. E da questi schifi si finisce a parlare incredibile di una macchina Sus, incredibile. E in questa macchina ci sono dei personaggi incredibili. Nello specifico c'è questa bimba che si chiama Katie James, che sta giocando con uno di questi schifi incredibili, mentre la sua mamma e il suo papà stanno guidando incredibile in mezzo alla neve incredibile, perché devono andare in un luogo incredibile. Probabilmente staranno andando in vacanze incredibile. Beati loro, vero Sus? Eh sì, noi niente vacanza, ci tocca stare qui col cameraman in ufficio, incredibile. A un certo punto la mamma dice: ah, questi giovani sempre davanti ai giocattoli tecnologici, incredibile. E giustamente il papà dice: ah, ma falla giocare, incredibile. In tutto questo c'è una tempesta di neve incredibile. Loro si fermano con la macchina incredibile, la mamma si distrae, il papà si distrae, arriva uno spazzaneve, li elimina, incredibile. Dovrebbe essere una scena tragica, e infatti lo è. Vero Sus? Eh sì, con questo dispiacere al cuore incredibile, c'è un taglio incredibile e passiamo a vedere la sorella di Nicole, che è la mamma della bimba, che si chiama Gemma, che lavora proprio dove vengono prodotti questi schifi, cioè la Funky Industry, con questo nome Sus incredibile. E si scopre che sta lavorando a un progetto Sus. Immagine 2. In realtà avevamo pianificato un'altra immagine incredibile, ma il cameraman si è perso la foto incredibile e l'abbiamo dovuta sostituire con questa. Comunque questi raffigurati sono ovviamente Katie incredibile, che è la bambina principale del film, e questa è Megan, e ci arriveremo tra poco incredibile. Però intanto godetevi questa foto incredibile. Però a quanto pare la nostra Gemma incredibile, oltre a lavorare in questo posto Sus che creano quei piccoli mostri orripilanti, lei ha un progetto incredibile, cioè creare una bambola tecnologica incredibile che si chiama appunto Megan incredibile. Però il prototipo di questa bambola incredibile non fa una bella figura, vero Sus? Esatto, perché quando la stanno presentando al loro capo incredibile insieme ai due tizi che lavorano con lei, la provano, questa scoppia incredibile e prende fuoco, e il capo dice: ah, ma tu dovresti costruire cose Sus, non bambole Sus, e si arrabbia. Quanto è bravo Sus. Sus riesce a essere sintetico ma incisivo. E poi che succede? Che a un certo punto, dopo questo disastro incredibile, la nostra Gemma riceve una chiamata incredibile, che è proprio dall'ospedale, dove gli viene detto sua sorella è morta incredibile, lei deve prendersi cura della bambina incredibile. E secondo voi com'è la relazione tra Gemma e Katie? Vai Sus! La relazione tra loro è tragica, perché diciamo che Gemma non è una bravissima mamma, si trova pure in una situazione un po' Sus incredibile. C'è questa scena addirittura Sus della bimba che gli chiede: ah, mi leggi una favola? E lei gli scarica un'app per leggersi le favole. Questo è veramente il classico bra moment incredibile. Questo ovviamente peggiora quando arriva anche la terapista incredibile. Che succede su questa?
La terapista incredibile si accorge che il rapporto fra loro due non è tanta roba incredibile, addirittura non la fa neanche giocare con i giocattoli incredibili che tiene collezionati lì nelle scatole incredibili. La terapista dice: ah, ma se voi non andate d'accordo, incredibile, noi diamo la bambina ai genitori dei tua sorella incredibile, che hanno detto che la vogliono accogliere, incredibile. Però che succede? Qui c'è un colpo di scena incredibile. Mentre loro cominciano a parlare dopo aver visto appunto la terapista, si scopre una cosa incredibile, cioè che Katie sta lavorando da casa sempre a Megan incredibile, e Katie la va a trovare di sera incredibile e scopre che in questa stanza, giusto dove stai lavorando a distanza, c'è un vecchio robot incredibile che si chiama che si chiama Bruce, che è una specie di robot sus che tira i pugni, solleva le cose, e Katie dice la frase che farà sfociare tutto il film incredibile, cioè: se avessi un giocattolo come Bruce non avrei mai più bisogno di un altro giocattolo. E Katie, come dire, si triggera incredibile, perché dice: se io riesco a costruire Megan incredibile potrei creare il giocattolo definitivo. Damn! Ora linea il cameraman e noi ci vediamo nel finale incredibile. Non partecipavano a questi video da tanto tempo, ma come potete vedere sono rimasti bravi nel dire le cose sempre importanti, ragazzi. Tranquilli, li sentirete tra poco nel finale. Quindi la nostra adorata Gemma continua a lavorare sul prototipo di Megan e sinceramente dopo un po' lo finisce e decide di fare questa specie di inaugurazione, se vogliamo, dove vuole presentare proprio Katie a Megan per la prima volta, ovviamente in questa stanza incredibile, tutta colorata, addobbata come se fosse appunto la camera di una bambina. Katie si mette in quella cameretta, a un certo punto arriva Megan con un design ovviamente molto più carino rispetto al prototipo che abbiamo visto a inizio film, incredibile, e fin da subito Megan è molto gentile nei confronti di Candy, chiacchiera con lei, e poi c'è questa scena assurda del disegno dove lei comincia a disegnare qualche cosa, tutti quanti dicono: ah, vabbè, ma non sta disegnando niente, poi ci rovescia l'acqua sopra e si vede un disegno fatto con gli acquarelli che si vede solo appunto se bagnato, incredibile, e lì Candy proprio si innamora di Megan in una maniera incredibile e ovviamente inizia la loro relazione, che poi sfocerà in una tossicità incredibile. Un dettaglio simpatico di questa scena qui è che Megan considererà Katie come la sua padrona principale, quindi memorizzerà la sua voce, il suo viso, eccetera, eccetera, cercando di prendere comandi solo da lei. Però Gemma, per sicurezza, si mette come, diciamo, secondo proprietario di Megan. Dopo questa scena molto carina e incredibile, i colleghi di Gemma ricordano proprio a Gemma che, ok, regalare un giocattolo così assurdo a Katie, però ricordati che lei non può sostituire il ruolo di genitore per Katie. E Gemma dice: sì, sì, tranquilla, ma poi prenderò io spazio e tutto quanto. Però intanto la Seno la distrae, gli fa tornare il buon umore. Vedrete che la situazione non andrà secondo i piani incredibili. Dal giorno dopo la famigliola vive tutta felice e contenta. Abbiamo Megan che gioca con Katie perennemente tutto il giorno, incredibile. Gemma da una parte può lavorare, può fare tutte le sue cose. Però Gemma non è preoccupata che la relazione proprio fra Katie e Megan possa sfociare in una tossicità assurda e in altre cose molto brutte e incredibili. Poi per il resto all'inizio Gemma è molto rilassata. Però comincia a succedere qualcosa di spicy. Pochi giorni dopo abbiamo Katie e Megan che giocano nel giardino di casa, incredibile. Katie sta giocando con un arco e delle frecce. Però che succede? Una di queste frecce incredibili finisce nel giardino della vicina di Gemma. Megan allora che fa? Vede la staccionata, c'è un buco nella staccionata, allunga la mano per cercare di recuperare la freccia per Katie. E il cane della vicina, che per niente è fastidioso, attacca Megan e quasi gli strappa un braccio, incredibile. Allora Katie interviene e si becca pure un mozzico da quel cane, incredibile. Ovviamente tutto questo fa sfociare la rabbia di Gemma, che dice: ah, ti avevo detto di chiudere il buco, incredibile. E la situazione sembra calmarsi. Megan ha ricevuto un mozzico al braccio, Katie si è ferita, però la situazione non potrà mai peggiorare, incredibile. E invece no, se finisse così sarebbe troppo facile, ragazzi. Infatti da quella sera la parte più spicy e succulenta comincia ad avverarsi, incredibile, perché Megan comincia a diventare un po' ossessiva nei confronti di Katie fin da subito. Quindi se tu ferisci Katie, Megan te fa un bucio così, senza questo, incredibile. Quindi che succede? Megan si sveglia di notte, imita la voce della proprietaria del cane della vicina, il cane passa nella stessa fessura che appunto Katie aveva inserito il braccio, non te lo fanno vedere, però Megan lo fa fuori in maniera incredibile. E il giorno dopo la vicina comincia a cercare il cane dicendo: ah, me l'hai eliminato tu, urlando a Gemma, hai ucciso tu il mio cane perché gli era ferito la tua bambina. E giustamente quelli dicono: no, io non ne so niente. Megan ne sa qualcosa? No, io non so niente. Quindi la situazione finisce così. Però dopo questo avvenimento del cane incredibile ritorniamo nel laboratorio incredibile, dove c'è qualcosa di spazio, cioè fanno incontrare di nuovo Megan e Katie, ma questa volta davanti al capo di Gemma e a colui che è ancora sopra il capo di Gemma, che è quello che mette i soldini in questa azienda di giocattoli assurdi. Ovviamente qui avevano organizzato uno spettacolino sus, però a un certo punto Katie si mette a piangere, Megan la consola, cominciano a parlare del fatto della mamma, cominciano a parlare del tema della morte, e ovviamente dopo tutto quello che è successo Megan gli canta addirittura una ninna nanna, e tutti nella stanza dicono: oh mio Dio, abbiamo il giocattolo più figo dell'universo,
ti do tutti i soldi che vuoi, producine miliardi, incredibile. Ovviamente Gem è super felice e comincia subito a prepararsi per l'inaugurazione del progetto Mega Incredibile che ci sarebbe stato qualche mese dopo. Però nota un fattore particolare, cioè che dopo quell'episodio lì dove Katie si è messa a piangere e Megan l'ha consolata, Megan e Katie sono ancora più vicine, stanno quasi cominciando a diventare una cosa sola, incredibile. Appena Megan si allontana, Katie si mette a piangere. Se Katie non è nel raggio d'azione di Megan, Megan si triggera. E che succede? Gemma ha in mente un'idea incredibile che non finirà molto bene. Dato che Katie non va a scuola da tanto tempo, dice, per cercare di farla tornare a giocare con dei bambini normali, la porta in questa specie di campo scuola incredibile dove ci sono tanti ragazzini, sperando che appunto Katie per una volta cominci a socializzare con qualche altro bambino e non con Megan. Però ovviamente Megan, Katie la vuole lì, e quindi la mettono in mezzo a questi giocattoli incredibili e lei sorveglia tutto. Come ogni campo estivo, se vogliamo che si rispetti, ci deve essere sempre il bulletto di turno incredibile. In questo caso è un bambino chiamato Brandon, un bambino veramente adorabile, che decide di fare questi scherzi incredibili a Katie e a un certo punto la fa anche cadere per terra. E allora lì Megan si triggera tantissimo e comincia a stalkerarli nel bosco incredibile. Quando Brandon scopre che Megan è il giocattolo di Katie, dice, ah no, ci voglio giocare anch'io, e la rapisce letteralmente dalla porta sulle spalle e scappa via, no? E adesso con Brandon c'è una delle mie scene horror preferite di tutto il film, dove Brandon comincia a picchiare Megan perché Megan non vuole giocare con lui, è disattivata, lei risponde giustamente solo a Katie, no? Allora a un certo punto comincia a prendere la pizza, a un certo punto alla tipo terza, quarta pizza, Megan gli prende la mano, lo lancia via, incredibile, si alza in maniera super spooky, gli dice la frase a effetto, dovresti cominciare a correre se non sbaglio, una cosa del genere, e comincia a inseguirlo a quattro zampe. Arriviamo su questo punto dove c'è una specie di strada incredibile, Brandon ha paura, cade sulla strada e una macchina lo elimina, incredibile. E ovviamente il giorno dopo la polizia va a casa di Gemma, perché appunto Katie è stata l'ultima che l'ha visto. Katie nasconde il fatto che Megan era presente in quell'incontro con Brandon, e giustamente in tutto questo si unisce anche la vicina di casa che comincia a accusare davanti ai poliziotti, lei mi ha ucciso anche il cane, ah, dovete arrestare questa tipa. Giustamente i poliziotti dicono, non ci sono prove di quello che dice, signora, che cosa succede, incredibile. Gemma si arrabbia accusando a sua volta la vicina di avere un cane pericoloso, e la situazione sembra finire così. Ma quella notte succede il momento decisivo, cioè Megan attira la vicina di casa nel garage, se non sbaglio, di casa sua, e la aggredisce, incredibile, sparandogli con una spara a chiodi, e poi la elimina spruzzandogli dell'acido in faccia e la sua faccia si scioglie, incredibile. La polizia il giorno dopo ritorna a casa e qui Gemma comincia a dire, allora, un bambino è morto misteriosamente, la mia vicina è morta misteriosamente, un cane è morto misteriosamente, se unisco i puntini forse Megan potrebbe essere incredibilmente sospetta. Assurdo, ragazzi, ma di questo e del finale incredibile ne parleranno su Se Scrivo, ragazzi, oggi li voglio far sfogare, incredibile, forza, linea a loro. Ragazzi, incredibile, eccoci qua per parlarvi del finale incredibile di questo film simpatico che ha fatto tornare il vostro Scrivo incredibile e sus con il godo giusto nei video incredibili. Esatto, e tranquilli che i costumini torneranno, infatti ad agosto registreremo un altro episodio delle quattro chiacchiere di godo, oltre che all'anti-show e tante altre cose incredibili, dove parleremo di un'altra cosa simpatica e avremo dei costumini che mamma mia. Adesso vi racconteremo il finale incredibile e poi il camera vi parlerà di un argomento molto simpatico. Con questa immagine pazzesca incredibile di una Megan, ma di una Megan armata di un'arma incredibile, altro che lo gnomo armato di ascia, questa è una Megan armata di spada incredibile, siamo arrivati a un punto incredibile, perché la nostra Gemma comincia a fare uno più uno e comincia a dire, ma qui sta a morire troppa gente. Non è che questa bambolina un po' sus comincia a far fuori tutti quanti incredibile, e allora che fa? La impacchetta tipo un pacchetto di Amazon e se la porta al lavoro incredibile. Giustamente Katie dice, oh, mi hai levato la bambole, perché la relazione fra loro due ormai è diventata qualcosa di assurdo, vero sus? Esatto, sta diventando una relazione tossica incredibile. Giustamente Megan viene portata nel laboratorio sus, dove i due tizi che sono amici di Gemma incredibile cominciano a fare dei test incredibili, la legano e cominciano a guardare i suoi chip, i suoi file e altre parole incredibili. Nel frattempo Katie e Gemma cominciano, diciamo, a parlarne di questo fatto che la relazione con lei sta diventando tossica incredibile, e Katie sembra capire, ma succede una cosa incredibile, vero sua maestà? Succede però che Megan si attiva incredibile, si libera da questa presa incredibile dai due tizi che aiutano Gemma incredibile, li quasi uccide incredibile, dà fuoco il laboratorio, uccide un tizio nell'ascensore, ruba una macchina e guida verso casa di Gemma incredibile, dove ci sono Gemma e Katie. Ma prima foto incredibile del combattimento finale. Damn, questa foto è veramente super creepy, vai sus.
Allora, diciamo che di colpo Megan affronta Gemma incredibile in un combattimento assurdo. Si danno delle botte sui tavoli incredibili. Giustamente con Megan che dice: ah, tu sei inutile, hai rovinato il rapporto fra me e Katie, ti ucciderò e diventerò io la nuova mamma incredibile di Katie, incredibile. E ci sono un sacco di scazzottate incredibili con Katie che gira attorno non capendo quello che sta succedendo, incredibile. Esatto. E poi il combattimento, diciamo che a un certo punto Megan sta per vincere, arriva Katie che a un certo punto prende Bruce, lo ricordate il robottone sus pugile incredibile, e comincia a picchiare Megan. Quindi c'è uno scontro incredibile fra robot assurdi. Abbiamo Megan e il robottone Bruce guidato dalla bimba che la prende a pugni incredibile, gli spaccano pure un po' la faccia incredibile. Quando Megan sta andando su tutte le furie incredibile, attacca addirittura Katie, comincia quasi a ucciderla, e a un certo punto arriva Gemma incredibile e con un cacciavite incredibile Gemma pom colpisce Megan e Megan muore. O così sembra, vero Sus? Eh sì, perché il super finale segreto, se vogliamo, è che arriva la polizia, arrivano tutti a consolare Gemma e Katie, sembra tutto finito, ma a un certo punto Sus, diciamo la versione di Alexa del film incredibile, si gira verso Gemma e Katie. Questo fa capire che in realtà la nostra Megan è viva ed è riuscita a scaricare la sua mente incredibile dentro quella sferetta incredibile, e quindi probabilmente nel seguito avremo una Megan ancora più arrabbiata. Damn. E con questa ansia incredibile il film finisce incredibile. E devo dire che è stato un film veramente simpatico, che ci ha fatto piacere vedere incredibile. Tra l'altro è un film che parla anche di tematiche sus, ragazzi, tecnologia, come non abbiamo parlato dell'anti-show incredibile, e personaggi del Godovers e pupazzi, tecnologia, l'ho ripetuto due volte, tante cose incredibili. Adesso in linea al cameraman, noi vi salutiamo incredibile, il vostro scritto vi saluta, vai sus, oh! E saluti da sus non messo a fuoco. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo episodio delle 4 chiacchiere di Godio, dove parleremo di una tematica incredibile, pazzesca, assurda, e poi l'anti-show, cose incredibili, combattimenti assurdi, non avete idea, incredibile. Linea al Cameron per gli ultimi aggiornamenti. Ve lo dico sinceramente, sono stati bravi, però ammetto che un po' ce l'hanno con me perché non gli ho fatto dei costumini incredibili, però avevo in mente di fare dei costumini alla Megan, li avevo pure disegnati, però non rendevano bene, quindi ragazzi, ripeto, preferisco fare dei costumini carini per l'episodio di Pop Up Playtime che uscirà, se tutto va bene, ad agosto. L'ultima cosa che voglio dire di questo video incredibile, che poi si collegherà appunto al video di Pop Up Playtime, è quello che vi stavo dicendo nella intro, cioè l'evoluzione del genere horror. Mi spiego meglio, nello specifico l'evoluzione delle figure iconiche nei film horror. Se uno ripensa, quando ero ragazzino io ad esempio, no? Io vedevo un sacco di film horror, e c'erano i classici film horror con creature iconiche che mi traumatizzavano, in negativo, e quelli che mi facevano ridere tantissimo. Ad esempio, It, quando io ero ragazzino mi faceva paura tantissimo. Però Freddy Krueger, quando ero ragazzino, mi faceva ridere. E con faceva ridere intendo che mi divertiva a vederlo, non so per quale motivo. Oppure Michael Myers, vabbè, per questo forse ci sarebbe un'altra cosa, cioè il fatto che quando ero ragazzino adoravo Kane, perché segue il wrestling e mi capirà, e io quando vedevo Michael Myers dicevo: oh, guarda, è Kane. Ero un ragazzino godoso fin da piccolo. Dagli anni 70, 80 fino al 2010 hanno creato quella figura che è diventata iconica nel corso del tempo, ok ragazzi? Poi se ci fate caso, negli ultimi anni ce ne sono state poche, forse Annabelle, tanto per fare un esempio, però dal 2010 è nato proprio il genere mascot horror game, che sembra quasi riprendere questo ideale di iconicità nel film horror, ma mettendolo nei videogiochi. Ovvio, il mascot horror game ha anche altre regole, come il fatto che la creatura per eccellenza che sta nel videogioco deve essere per forza messa, spammata dappertutto, perché è l'icona del gioco. Però ripeto, questa iconografia che appunto si vedeva nei film horror è come se fosse passata nel genere mascot horror game, che tra l'altro mi fa ridere il fatto che questo genere sia adorato dai ragazzini, che è un po' il contrario di quando io ero ragazzino, che c'erano molti bambini che avevano paura di determinate figure. Però nel genere mascot horror game i bambini sono attratti. Voi mi direte: ok, sono fatti in maniera più in stile giocattolo, sono più pucciosi, quindi fanno paura. Ad esempio Huggy Wuggy fa paura, perché fa paura e non ci mangeresti neanche un panino con lui. Però ai ragazzini piace perché è un giocattolo, ma in fondo è buono. Quindi questa cosa mi affascina terribilmente, e di questa cosa del mascot horror game ne parlerò proprio nel video di Pop Up Playtime. Voglio arrivare al terzo step. Quindi siamo passati da film horror incredibili con figure mistiche che sono diventate iconiche, poi siamo passati ad esempio al genere mascot horror game che sta continuando incredibile, e adesso c'è quello che potrei chiamare la terza fase, che secondo me è un'unione delle due cose, quindi un po' il film e un po' videogiochi. E cosa intendo nello specifico? I film che stanno uscendo, perché già ne è uscito uno, ma che usciranno nei prossimi anni, che sono film horror sul genere mascot horror game. Ad esempio il film di FNAF. Il film di FNAF secondo me è l'inizio di un possibile genere ibrido, se vogliamo, che unisce il genere mascot horror game, quindi che attrae ragazzini, con il genere horror, non dico vintage perché pare brutto, però
genere horror un po' retro, quello di quando ero ragazzino io. Quindi magari questi film come quello di FNAF che è uscito, ma ci sarà il film di Pop Playtime, più di uno, il film di Bendy, che sono tutti appunto giochi famosi nella community del Mascot Horror Game, magari potrebbero creare un genere di film horror, mascot horror, game horror film, che riuscirà a attrarre sia ragazzini, sia magari quelli un po' adulti che però vogliono tornare ragazzini. Questa cosa mi affascina terribilmente, magari sono io che ci vedo qualche cosa, in realtà non c'è niente, però anche leggendo cose su internet, questa cosa mi affascina terribilmente, soprattutto avendo visto quanti film vogliono fare in futuro proprio sul genere mascot horror game, ragazzi. Però ripeto, del mascot horror game ne parleremo più nello specifico con le sue regole, facendo altri esempi, nel video di Pop Playtime, per poi parlare proprio di Pop Playtime, ragazzi. Magari sto guardando un tavolo vuoto, in realtà non c'è niente in tutto questo, però magari potrei averci indovinato, e magari in futuro staremo parlando del fatto che, oh mio Dio, quanti film horror stanno uscendo che citano un po' quel genere, citano un po' quell'altro, e riescono a unire sia ragazzini felici di vedere Aghi Waghi che fa cose del genere, ma anche ragazzi che sono cresciuti con film horror un po' più violenti, con Freddy Krueger incredibile, però si divertono a vedere magari Aghi Waghi che sbrana delle persone in maniera molto splatter incredibile, ragazzi. Vedremo se ci ho preso, ho detto un sacco di cavolate godose. Ragazzi, con questo discorso su Incredibile, io vi ringrazio per aver visto questo video incredibile, che il Godo sia con voi incredibile, noi ci vediamo prossimamente con il nuovo episodio di 4 chiacchiere di Godo, probabilmente su SummerSlam e poi Pop Playtime, un sacco di video special, video incredibili, il Godo non mancherà mai su questo canale incredibile. Vi salutano su Scheletro, che Godo sia con voi e ci vediamo al prossimo episodio.